questo momento la città di Torino rappresenta in Europa la capitale dello sport, quindi se ha dei gioielli in casa li deve mostrare, perché che sia uno stadio della Juve, che sia uno stadio meritevole di attenzione, quindi quando noi andiamo a mostrare quello che siamo in grado di fare, era meglio giocare lì che in altri posti. Ma io intanto non lo so se ci sarà uno stage a febbraio. Il presidente Tavecchio non è stato informato finora, siete più informati voi. Io rispondo della nazionale e non so se c'è lo stage. Se ci sarà, come solito, si farà quello che si deve, chi sarà convocato, se non viene prenderemo atto, siccome è una... non è un'obbligatorietà, perché voi sapete che l'obbligatorietà è solo per le finestre FIFA, e quindi prenderemo atto dell'atteggiamento. La federazione deve assumere il prestigio che gli compete. Chi gioca in nazionale ha una crescita di valore anche economico, chi gioca in nazionale ha una crescita anche morale, perché la maglia azzurra è il secondo brand in Italia. Credo che il futuro sarà non certamente in salita per noi, ma prenderemo atto che il bacino d'utenza di una nazionale non è mica solo la Serie A, sarà tutto il sistema calcio, e quindi quando partirà dalla A fino alla Lega Pro, ma chi dice che non ci sono in B calciatori validi per la Serie A, per la nazionale? Non capisco, tanto i risultati... con quelli che avevamo all'altezza, che consideravamo il massimo, siamo stati mandati a casa in Brasile. Conte convocherà quelli che ritiene più convenienti per gli interessi della nazionale, e se ci saranno le designazioni con i giocatori della Juve, ben lieto, anzi contentissimo. Noi siamo orgogliosi di avere una squadra come la Juve, che è il più grosso fornitore di calcio per le nazionali. Se ci capiremo, tutto saremo contenti. Se non ci saranno queste cose, non sarà un dramma per nessuno. Ma le ha dato fastidio la dichiarazione di Allegri quando ha detto lo stage è campato in aria? Non lo so perché ha dichiarato. Io non sono, come dico, in questo momento a conoscenza che ci sia uno stage. Se ci sarà, io non credo che sarà campato in aria, perché noi abbiamo un tecnico molto preparato, un tecnico che ha molto pignolo, e se individuerà di fare gli stage li farà a ragion veduta. Ma no, io ho comunicato a Conte correttamente che avrei concesso lo stadio di Torino, l'ho detto il giorno prima, poi ho portato in consiglio, ho informato chi di dovere, anzi il consiglio mi sono fatto portare la delega a fare la concessione, perché quando sono uscito dal consiglio non ero ancora certo di darlo, ho ricevuto una telefonata dal sindaco di Torino, quindi come si fa a non concedere di no? Mettetevi nei miei panni.